Ciao bei fringuelli. Ciao sgranocchia mandorle. Oggi signori ci divertiamo, o almeno io mi divertirò. Voi forse piangerete. Piangerete nel vedere io che distruggo, che faccio a pezzi letteralmente, un vostro personaggio tanto amato. Abbiamo fatto votare di nuovo nella sezione community del canale quali tra i seguenti personaggi distruggere, almeno io non ve l'ho detto, ho detto solo vi stupirò con un disegno completamente inaspettato. Potete votare Goku, Rufy, Naruto, Natsu e Eren Jaeger. E guarda caso ho vinto proprio Eren Jaeger, e me lo aspettavo, io non vedevo l'ora di farlo a pezzi. E le parole successive da votare erano proprio il tema della distruzione, della sua caduta. Fatina, zombie, grasso, peloso, brufolo. Ha vinto Fatina, quindi faremo Eren Jaeger versione Fatina. Non è fantastico prendere e distruggere un personaggio tanto amato, che è sempre il figaccione di turno? Tutti amano Eren Jaeger, basta che lo googli un attimo e vedrai soltanto cose un po' troppo hot. Quindi io inizierò intanto decidendo la posizione della testina, che lui già di suo è proprio super anime kawaii con quegli occhioni. Poteva tranquillamente essere una trappola. Cos'è una trappola? Una trappola è quando un maschietto dei manga o degli anime ha delle sembianze piuttosto femminili, e allora magari uno è convinto che sia una donna e per quello si chiama trappola, ma non è. Guarda caso, mamma mia, già me la vedo, questo Eren Fatina, proprio carino, guarda che manine delicate che ha Eren Fatina, ma che carino, che carino Eren Fatina, mamma mia. Io non pensavo di divertirmi così tanto nel distruggere un personaggio famoso. Sono forse una persona sadica? Quello sì. Manteniamo il corpo da masculo, quindi non farò... Sarà sempre un maschietto, ecco. In una posizione proprio da Fatina. Cioè, questa posizione qua, nell'enciclopedia delle posizioni, la trovate sotto proprio il nome Fatina. Non conoscevate l'enciclopedia delle posizioni? Beh, perché probabilmente non esiste. Ma che carino questo Eren Fatina, guarda. A me già piace più dell'originale, pensa un po'. L'originale è fin troppo consapevole di far parte di un anime un po' troppo teatrale, eccetera. E poi piange sempre. Che ti piangi? Che piangi sempre? Sei proprio una fatina vera, allora. Questa quindi è la nostra posizione del nostro Eren, di cui andiamo subito a definire i tratti del viso. Attenzione! Sto facendo riferimento proprio all'immagine che ho qui sopra. Più bella di te non c'è nessuno, proprio. Nessuno più bella di Eren Fatina. Perché? Perché ho fatto questo orecchio normale? Non va bene, è una fatina, deve avere l'orecchio da fatina. E quindi noi facciamo l'orecchio da fatina, perché è un po' una fatina, appunto. Quello è l'obiettivo. Oh, così sì che sei carino. Se io li facessi lunghi, no? Io potrei fare due ciuccetti, tipo così. Beh, bellissima, guarda che roba. Ti faccio due boobs proprio così, guarda. Con i baffetti, che carina. Con il pizzone, con i caporelli a forma di cuore. Io provo l'idea dei ciucci, ok? La provo. Ma quanto sei carino con sti ciucci. Carino! Troppa malvagità fa male alla salute, a quanto pare. Adesso per la nostra fatina ci vuole un costumino e da signorina brava. Da brava fatina, e da brava fatina gli faccio un vestitino senza neanche, come si chiamano, senza neanche le spalline, proprio soltanto busto, tipo toppino, che ci sta secondo me. Guarda che carina, guarda lì, mamma mia, ma che carina questa fatina, guardate che carina. Potremmo farli tutti a pois, come si dice, come dite voi giovani, a pois o a puasg, a poisgasg, tutti a poisgasg, mamma mia, tutti questi pois. Ovviamente non c'è fatina che si rispetti senza delle ali magnifiche, quindi una, due, tre e quattro. Vado a fare un attimo l'editina dei piedi con il mignolino alzato nel piede. Mamma mia, che carina. Poi ci avrà ovviamente un maschio, quindi ci avrà un po' di peluria, perché la ceretta non se la fa. Ovviamente la ceretta non se la fa, ok? Ok, Jack, il mio Eren Jaegers Fatina, la ceretta non se la fa. Chi è che mi scrive? Questo è il disegno più bello mai fatto su questo canale, hai capito? Pensavate di aver visto già i disegni più belli, ma no. Non avevate visto questo. Questo magari non ve lo aspettavate. E invece eccolo qui, pensate. Guarda quanto sei carina, la mia Eren Fatina. Quante volte ho detto che la mia Eren Fatina è carina oggi? Cioè, io direi di lanciare hashtag Eren Fatina. Ma secondo me un orecchino qua, no? A forma di cuoricino, è che non ci sta benissimo. Ma dico io, che senso ha fare le fatine se non metti gli orecchini a cuoricino? Dico io, voglio proprio vedere come fai a combattere i giganti così ora. Piccola Eren, come farai? Mamma mia, adesso come mi diverto con le ciglia. Oh, che carina. Ma guarda,
È proprio una fatina vera, babbo. Sì, pensate, si chiama Eren Jaeger, ma non ammazzava i giganti quello? No, sai come ha cambiato lavoro? È diventata una escort. Innanzitutto le fatine a casa mia hanno la pupilla a forma di cuore. A casa mia, non so casa vostra, Penso che cambi da casa a casa. Io personalmente le preferisco così, con la pupilla esclusivamente a forma di cuore. O al massimo, quadrifoglio, stellina. Una pupilla stellina ci può stare. Guardate, la bellezza fatta fata. O la bellezza fatta e basta. Trafatta. I dentini ce l'ha sempre un po' cagneschi. Perché è una c***a. Mamma mia, Peo, ma quanto diventi cattivo quando disegni ste cose? Chiedo schiuma. Cioè, a me Attack on Titan mi piace. Semplicemente non sopporto i personaggi troppo gonfi, non so come dire, che diventano troppo facilmente il meta della situazione, il preferito di tutti. Anche Mikasa mi sta un po' sulle palle, a dirla tutta. Qui abbiamo bisogno di un paio di spalle celestiali, manine di angelo, letteralmente. E facciamo le unghie lunghe, ma sì, facciamo le unghie lunghe. Belle, carine e curate. Eccola lì, un'altra unghietta. Lo so, bambini, non vi eccitate troppo, lo so che è molto bella questa Eren. Poi renderò il disegno scaricabile su Telegram, come con tutti. Canale Telegram lo trovate in descrizione, da cui potete scaricare le cose magicamente gratis, pensate. Ma qualcun altro là fuori vi tratta bene come vi tratto io? Qualcun altro là fuori vi rovina i personaggi come ve li rovino io? Non credo proprio. A maggior ragione iscrivetevi al canale Telegram e amatemi, grazie. Che se c'è una cosa che a me manca e non basta mai è un po' di amore, come l'amore che mostrerete a breve al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, vero? Vero? Siamo d'accordo? Bravi! Ma pensa te, ma dov'hai se la fatina non ce l'hai? Comunque io vi chiedo scusa, però questo video ho praticamente detto solo stupidaggini, nulla di intelligente, vi chiedo scusa, ma ogni tanto aspettarvi un video non così intelligente, non così ben studiato, ci sta. Un po' uno sfogo artistico da parte mia, di cui avevo bisogno, ovvero disegnare fatine, cioè io aspiravo fin da piccolo, da quando avevo 5 anni ho detto ma da grande voglio disegnare fatine, esclusivamente fatine. E finalmente voi mi date questa occasione, quindi io vi ringrazio. Avete finalmente esaudito un mio sogno che aspettavo da così tanto tempo. Ma anche voi potreste dire, Peo, ma se c'avevi voglia di disegnare le fatine, perché non le hai disegnate e basta? E no, perché un po' mi vergognavo, sai, pensavo che dalla società contemporanea fosse visto male chi vuole disegnare le fatine. Allora stavo aspettando l'occasione in cui qualcuno mi dicesse di disegnarle. Finalmente siete arrivati voi e il mio sogno appunto diventa realtà. Ringrazio mia madre, mio padre, i miei fratelli, le mie zie di secondo grado per avermi dato questa occasione, per aver creduto in me fin dove sono arrivato, ovvero qui a disegnare fatine. Non potevo avere ambizioni più grandi, lo so, meno male che finalmente ho realizzato questo sogno. Ma adesso, fino alla fine dell'inchiostrazione, acceleriamo, per carità, qui ci stiamo una vita. Bene bambini, inchiostrazione finita adesso. So che stavate tutti aspettando questo momento. Spero che siete pronti per vedere una marea, un'infinità di Peo danzanti, mentre che vedremo la colorazione di questo magico disegno. Avanti con la colorazione! E voilà! Questo disegno probabilmente entrerà nella storia di arte contemporanea italiana, estera, internazionale, di tutto YouTube Italia almeno, spero. Cioè, se io dovessi trovarmi davanti questo essere bellissimo e una bellissima donna, probabilmente sceglierei questo essere. Fa di me questo una persona strana? Comunque ragazzi, grazie di essere stati con me. Spero che vi siate divertiti a vedermi distruggere un vostro personaggio preferito, un vostro personaggio tanto amato. Vi chiedo scusa, ma anche no, non mi sento in colpa. Anzi, mi sono divertito piuttosto parecchio. Ricordati di mostrare un bel po' di amore al pulsante a forma di pollice in su se hai amato questo video, se hai amato barra odiato questo disegno. Ma almeno la cosa più importante è che non ti scordi che questo uomo qua che ha appena rovinato un tuo personaggio di infanzia, adolescenza, quello che è, era Electric.